Il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Buonasera a tutti e bentrovati a CN24 News. Buonasera a Simone Scala. Ciao Melina e buonasera a tutti ai spettatori di Calcio Napoli 24. Allora Simone, abbiamo avuto una crisi di identità oggi. Per un attimo c'è stata la conferenza stampa a Castelvolturno del mister del Napoli Carlo Ancelotti per la partita che si terrà domani contro la Fiorentina a Napoli. A un certo punto abbiamo avuto una crisi di identità perché è stato confuso il ciuccio con il diavolo, ma come? Diciamo che Ancelotti vuole dare... Naturalmente allenatore del ciuccio, però vuole dare un'identità di diavolo. Ma secondo, guarda, me questo pensa, perché comunque... Trasformare Napoli nel suo vecchio e glorioso Milan. Magari. Ma magari avere un attacco dai, come ma Kakà, magari. Non ce ne vogliano adesso nessuno, perché per carità il Napoli ha una sua identità e però ci mancherebbe altro. Però ricordiamo tutti... Stiamo Napoli, parlando degli Ancelotti, anni d'oro. Gli anni d'oro del Milan, che ha vinto Champions, Scudetti, quindi sicuramente sono... dei bellissimi ricordi. Poi potrebbe essere di buon auspicio questo, ma speriamo, dai. Però secondo me è solo un lapsus, noi scherziamo. No, assolutamente, quindi si scherza. Una persona così seria, competente, che già si è addentrata nella mentalità azzurra, si è vista in queste prime tre partite, al di là dei risultati, al di là delle prestazioni, già comunque è un uomo di Napoli, già sta vivendo l'ambiente azzurro e sta cercando di far crescere la squadra e la società di De Laurentiis. Ecco, il leader calmo, il libro che lui ha scritto, sì. Ed effettivamente lui è così, lui capace è... di stemperare gli animi, di sdrammatizzare su qualsiasi argomento, di ridare serenità in un momento dove di serenità veramente ce n'è molto poca. Ma già si vede dall'atteggiamento che ha avuto oggi in conferenza stampa Carlo Ancelotti, perché comunque ricordiamo il Napoli viene da una sconfitta di 3-0 a Marassi e l'atteggiamento di Carlo Ancelotti è come se avessero perso 1-0 all'ultimo minuto con il gol di tacco di Quagliarella. Sì. Dice no, a Marassi si è perso 3-0 e lui sostiene sempre questa sua calma, il lavorare continuamente per il gruppo e soprattutto per l'unione del gruppo, perché lui... oltre ad essere un ottimo allenatore è un ottimo gestore dei gruppi. Ricordiamo a Real Madrid, lo dico sempre e lo ripeterò fino alla noia, Cristiano Ronaldo si è legato tantissimo a lui. Infatti quando lasciò Carlo Ancelotti il Real Madrid, Ronaldo disse non ti posso seguire perché costa troppo. Poi è andato alla Juve, però sono altri
sono altri casini, lasciamo stare, così. Quella è un'altra storia. Allora, è arrivata intanto la Fiorentina a Napoli, sì. Ci sono le immagini in esclusiva proprio sul nostro sito. Nostro Marco Lombardi. Esatto, il nostro Marco Lombardi era lì e ha testimoniato con foto e video l'arrivo della Fiorentina alla stazione di Napoli. C'è stata grandissima accoglienza da parte anche evidentemente dei napoletani per Chiesa, Simeone, per Piazza, insomma una Fiorentina che piace e però che speriamo tutti non ci faccia rivivere quello che abbiamo vissuto lo scorso aprile, no? Sì, la Fiorentina è una squadra molto forte, assolutamente da non sottovalutare, perché ha un attacco che Chiesa, Simeone, Piazza, un attacco da una squadra che può lottare, anzi deve lottare per la qualificazione di Europa League e soprattutto potrebbe essere la sorpresa del campionato. Sì. Poi Pioli è un allenatore molto intelligente, un allenatore che studia tantissimo le squadre avversarie che deve incontrare, quindi sarà davvero una partita dura e spero che Carlo Ancelotti abbia lavorato molto sulla fase difensiva, perché l'ultima uscita del Napoli non è stata così sufficiente dal punto di vista difensivo, proprio tatticamente. Non la pensa così Carlo Ancelotti. Oggi in conferenza stampa ha tenuto a precisare che non si tratta di una difesa così disastrosa come è stata dipinta nei giorni scorsi, no? Descritta un po' da tutti dopo le vicende a Genova contro la Sampdoria. Però di tutto questo noi poi adesso invitiamo i nostri telespettatori a seguirci dopo il TG in questo talk show in cui ovviamente molto spazio sarà dedicato alla partita di domani contro la Fiorentina, a Carlo Ancelotti alla conferenza stampa, ma non soltanto, perché parleremo anche di tanti altri argomenti. Intanto però seguiamo il servizio proprio sulla partita di Napoli e Fiorentina di Manuel Guardasole. Paolo insolito, lo stadio di Fuorigrotta è improvvisamente teatro di polemiche, contestazioni e malumori. Napoli-Fiorentina sarà lo specchio della pessima situazione intorno al San Paolo, soltanto 12.000 italiani distaccati, con una previsione di 15.000 napoletani per la sfida alla squadra di Pioli. L'allenatore dei Viola ne ha parlato in conferenza stampa. San Paolo semivuoto, problemi di concentrazione? È chiaro che chi fa questo mestiere vuole giocare in stadi pieni, con passione ed entusiasmo, ma è una partita importante per tutte e due le squadre. Non ci saranno problemi di approccio. Si è espresso sull'argomento anche Carlo Ancelotti. Se ce ne saranno 20.000 domani, proveremo ad offrire uno spettacolo bellissimo, ha detto in conferenza stampa il tecnico azzurro, in modo poi da convincere gli altri per la prossima partita, dicendo «Abbiamo visto un buon Napoli». Un Carlo Ancelotti che si sbilancia anche sui singoli in vista di Napoli-Fiorentina. Milik e Mertens stanchissimi, soltanto uno la spunterà nel ruolo di centravanti. Insigne può riposare, ma Carletto ci rifletterà fino all'ultimo secondo. Infine, Simone Verdi. Per il tecnico azzurro non sarà mai una prima punta, ma può giocare sia a destra che a sinistra del tridente. Può fare anche la punta dietro l'attaccante, ha ammesso Carlo Ancelotti. Non ci resta che aspettare 24 ore e il fischio d'inizio di Napoli-Fiorentina, occasione del riscatto. Alle ore 18 di sabato 15 settembre a parlare sarà soltanto il campo. Per Calcio Napoli 24, Manuel Guardasole. Frat met tournat, così saluta Koulibaly sui social il ritorno di Fosi Ghulam in gruppo. Non vedevano l'ora tutti gli azzurri, non vedeva l'ora in particolar modo Koulibaly, perché sono molto legati i due, ma in realtà è un gruppo molto coeso, molto unito, e non vedevamo l'ora neanche noi che ritornasse Ghulam, no? Sì, un calvario davvero molto lungo per Fosi Ghulam, quasi un anno, perché si è infortunato agli inizi di novembre lo scorso anno, un calciatore che lo scorso anno prima dell'infortunio era nell'apice della sua carriera e aveva comunque tantissime offerte anche sul mercato. Ciò sta a significare che era diventato uno dei terzini sinistri più forti al mondo. Certo. Inutile nasconderlo, perché dopo Marcelo, dopo Alex Sandro, penso ci sia proprio Ghulam, perché davvero era sia bravo in fase offensiva e sia bravo in fase difensiva, e poi aveva anche sbloccato quella vena realizzativa, come possiamo ricordare, durante Spalla Napoli, che decise quella partita segnando il gol del 3-2.
Con Mario Rui si è sentita l'assenza di Ghulam, non perché nulla togliere a Mario Rui, ma si è sentita il tantissimo. Il suo ruolo lo interpreta molto bene. Molto bene, ma solo sono che due giocatori completamente diversi. Si perde in velocità, esatto. Si perde in fisico, si perde anche un po' forse in fase difensiva, perché Mario Rui è un terzino prettamente offensivo. In fase difensiva molte volte è capitato che perde l'uomo che deve marcare, quindi comunque questo è un ritorno importante, anche se ci vuole tempo. Sì. Ci vuole molto, ma molto tempo. Guarda, noi speriamo che di tempo, insomma, non ce ne voglia poi così tanto. Vogliamo essere fiduciosi, vogliamo essere ottimisti. Intanto ritorniamo un attimo su questo saluto in napoletano, sui social, da parte di Koulibaly. Questo non è la prima volta che si legge il napoletano sui social dei calciatori. Lo ha già utilizzato Mertens, adesso non ricordo a memoria se anche qualcun altro, ma sicuramente Zielinski, qualcun altro. Tutti, Amsic parla napoletano da anni ormai. Vabbè, Amsic è il più napoletano di tutti, anche comprensibile. Però di questi... Sì. Diciamo più recentemente arrivati a Napoli, no? Insomma, però fa piacere che loro sposino talmente tanto la città, addirittura ad acquisirne la lingua, perché a parte parlare in italiano, che è la lingua nazionale, loro parlano il nostro dialetto, lo capiscono, lo conoscono, gli piace. Quindi questo fa sentire ancora di più la vicinanza alla città e alla Napoli gente. Napoli è una città meravigliosa, ha tanti aspetti negativi, però quelli positivi ti entrano proprio dentro al cuore. Quando un napoletano va fuori, per esempio, fuori dalla Campania per lavoro, sta male. Ma sta male perché Napoli ti trasmette quella potenza, quel calore, quell'energia di ogni giorno, e lo stesso per i calciatori. Calciatori, c'è il film di Siani, dice un forestiero, piange a Napoli due volte, quando viene e quando se ne va. È proprio il riassunto di quello che vivono anche i calciatori vero. Del Napoli, perché si entra proprio nella mentalità napoletana. Il tifoso del Napoli per i calciatori farebbe qualsiasi cosa. Perché qualsiasi non puoi cosa. Fare a meno di vivere la città, di vivere con la gente della città, perché la gente di Napoli ti fa sentire partecipe, ti coinvolge in tutto e per tutto. In quindi tutto. C'è questo calore, insomma, che coinvolge anche i calciatori del Napoli. Sentiamo però proprio le notizie sul rientro di Ghulam nel servizio di Ciro Novellino. Amo, Fosì Ghulam sta tornando. L'esterno algerino sarà presto a disposizione di Carlo Ancelotti. Tanti, troppi giorni lontano dal terreno di gioco. Era vicino al rientro. Il nuovo infortunio ne ha prolungato, con un nuovo intervento, i tempi di recupero. Morde il freno Fosì. Il profumo dell'erba sul terreno di gioco non gli basta più. L'esterno algerino punta a rientrare in campo per fine mese, in occasione della gara contro la Juventus. Intanto si allena in gruppo, alla ricerca della miglior condizione fisica, alla ricerca della prima convocazione. Spopola sui social. Ho ritrovato il mio fratè. Questa è la didascalia che accompagna lo scatto tra Koulibaly e Ghulam, postata proprio dal terzino su Twitter. La risposta del centrale difensivo non è tardata. Fratme è tornata, in perfetto napoletano, condito da un cuoricino tutto azzurro Napoli. E allora ci siamo. Ghulam sta tornando. Per Calcio Napoli 24, Ciro Novellino. E si è tornati oggi a parlare della possibilità di acquisire no, lo spalato da parte di Aurelio De Laurentiis. Buon per lui. Si è ritornati perché insomma ci sono state delle dichiarazioni proprio su questo acquisto. Quante probabilità ci possono essere che la cosa avvenga, quante probabilità invece che la cosa non sia fattibile. Ci sono state anche le dichiarazioni del sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che ha detto invece di acquistare lo spalato pensa ad acquistare i giocatori per il Napoli. Anche qui insomma una dichiarazione molto provocatoria. Non c'è mai no, questi battibecchi tra amministrazione ormai e società, tra il sindaco e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, insomma se ne mandano a dire più che volentieri e più che spesso. Allora, Aurelio De Laurentiis è un imprenditore, quindi può acquistare chi vuole, chi non vuole, però l'importante è che si comporti bene in tutti i suoi movimenti. Mi spiego, il San Paolo è in affitto, tra virgolette. Da quanto abbiamo capito, per un po' dalle parole dell'assessore Borrelli, non c'è un contratto, non c'è una concessione, diciamo che è come quando vai a giocare a calcetto e prendi il campo, paghi di volta in volta l'utilizzo del campo, in poche parole un po' è così. Però, come abbiamo
più volte abbiamo ospitato l'assessore Borriello e ha sempre detto che comunque il Napoli ha anche dei debiti con il comune. Sì, però abbiamo chiarito questa cosa, i debiti del comune, insomma, si potrebbe andare a compensazione, alla fine si potrebbe azzerare questa, anche se non, si potrebbero azzerare. Da parte del comune non sarebbe neanche dovuta una cosa del genere, però diciamo che si potrebbe. De Laurentiis può acquistare chi vuole, può acquistare un club in Croazia, può acquistare un club in Svezia, può fare quello che vuole, però l'importante è che agisca bene in tutte le situazioni, agisca bene col Bari, agisca bene col Napoli, agisca bene in un club che acquista. Allora De Laurentiis fino a questo, ha 12 anni a Napoli, ha fatto tutto bene, perché comunque benissimo, è stato un presidente che ci ha portato alla C, che se alla ne Champions, dica, insomma, sì, che i tifosi siano sempre scontenti, ma magari anche giusto così, però è una persona che ha fatto molto intelligente, quindi serve la sua mano in questa diatriba, e sia il comune che comunque ha aperto a tutte le richieste, e il Napoli secondo me arriveremo a un certo punto che si troverà un punto d'incontro, perché sono due entità molto intelligenti. Forza. Questo è fuori dubbio e fuori discussione, perché non si può andare avanti così, ma proprio non si può continuare un rapporto che deve esistere inevitabilmente, necessariamente, in questa maniera. Quindi si deve sicuramente trovare una soluzione per il bene di tutti. Però sul fatto che lui può acquistare lo Spalato, lo ma può lui fare. È libero di fare, è libero, quello che vuole. Però l'importante è che si comporti bene. Lui può acquistare anche 50 squadre, siamo felici per lui, insomma, che lui diventi il più grande imprenditore, ben venga, magari potrebbe essere anche a vantaggio del Napoli, chissà, e mentre qualcuno lo vede come un fatto negativo, potrebbe diventare invece un fatto positivo, perché acquisire l'importante l'importanza è che si comporti bene. Certo, in tutte le occasioni e tutte le manifestazioni. Bene, allora, però sentiamo adesso quali sono state le dichiarazioni, proprio le ultime novità su questo probabile, ripetiamo, interesse da parte del presidente Aurelio De Laurentiis per lo Spalato, e quante, perché ricordiamo che lo Spalato diciamo appartiene ai tifosi croati. Croati è la squadra, sì, perché ci sono proprio le quote dei tifosi, quindi sì, tifosi anche del sindaco. Esatto, e del sindaco, quindi è insomma, è un'operazione veramente molto complicata, molto complessa, però sentiamone di più nel servizio di Simone Guadagno. Era Spalato, incontrato, abbiamo parlato anche dell'Hajduk, ricordando un'amichevole disputata proprio contro il Napoli. E questa la confessione di Rajic, giornalista vicino al club croato, ai microfoni di Calcio Napoli 24 TV. Il patron del Napoli dice: mi ha detto che ha parlato con Rea, che hanno parlato tanto dell'Hajduk e del bellissimo passato dell'allenatore in Croazia. Mi ha confermato di essere interessato, dicendomi che è innamorato del calcio e che gli piace la tifoseria croata. Poi prosegue: per ciò che concerne l'acquisizione del club, io ho detto che deve parlare con il sindaco di Spalato, perché la città possiede il 60% del club. In chiusura mi ha confermato che proprio Edi Rea si metterà in contatto con il primo cittadino per capire i margini di trattativa. Penso che a breve potrà esserci un primo approccio, perché al momento la situazione dell'Hajduk è molto grave. In chiusura aggiunge: al momento i tifosi non vogliono vendere il club perché lo reputano una loro creatura. Potrebbe però esserci la possibilità di concessione per 15 o 20 anni. Resta saldo il principio dei tifosi che non vogliono un presidente che comandi, perdendo così la quota di azionariato popolare. Le parole del collega croato sono emblematiche. La possibilità che la famiglia De Laurentiis possa acquistare una terza società esiste ed è concreta. Per Calcio Napoli 24, Simone Guadagno. Anche di questo argomento parleremo in maniera un po' più dettagliata, più approfondita, magari nel talk che seguirà subito dopo il TG, con me, con Simone Scala e con Alessandro Marrazzo. Quindi non perdete questo approfondimento dalle 20.30 alle 21.30. In chiusura del TG parliamo della primavera, di questo esordio con vittoria proprio sul diavolo, proprio contro il diavolo. Parlavamo all'inizio di questo, del ciuccio e del diavolo, questa volta il ciuccio ha vinto sul diavolo. 1-0. Beh, comincia bene Baronio. Allora, vittoria è importantissima, innanzitutto perché il Milan ha sempre avuto questa esperienza nel settore giovanile, ha sempre costruito squadre importanti. Il Napoli ha effettuato la partita, non dico perfetta, ma quasi perfetta, perché non una partita bella da vedere, ma una partita molto, ma molto concreta. Mi spiego. Sì, abbiamo detto, a tratti magari poteva anche essere un po' noiosa, la seguivamo noi ovviamente dalla redazione, tu in particolare. Nel primo tempo hai attaccato. E sai che il Milan, quando attacchi, ti può far male in contropiede. E infatti il Milan ha preso un palo e ci sono state due, tre
parate di D'Andrea davvero eccezionali. Nel secondo tempo Baroni ha impostato la partita così, cioè aspettare il Milan e attaccare in contropiede. Cosa infatti, è successo? Okay. Si è aspettato il Milan, si è partito con un contropiede e Palmieri ha segnato. Poi è vero, abbiamo sofferto comunque il forcing finale del Milan, però comunque abbiamo anche avuto qualche altra occasione con Negro che è tornato nella primavera del Napoli, altre occasioni anche con lo stesso Palmieri, con Sgarbi. Per me ha giocato tutti Palmieri, innanzitutto, poi per me Alberto Senese ha giocato davvero, non tanto tra i migliori ci vedo il portiere D'Andrea, perché ha fatto più o meno 10 parate, ma non parate in cui si blocca la palla in due tempi. Sono voli d'angeli proprio, cioè ha salvato il risultato. Buone notizie perché sì, no, che ci siano sì, dei giovani. Assolutamente sì. Poi Senese mi è piaciuto anche in difesa perché ha comandato benissimo la difesa a 3, davvero si è mosso bene, però i migliori sono D'Andrea e Palmieri, che non è il migliore perché ha fatto il gol. Certo, è arrivato a essere migliore per il gol, però comunque prima del gol ha creato tantissimo. Cioè davvero c'è un'ottima intesa tra Palmieri e Gaetano. E c'è anche questo Sgarbi che a me, questo tridente, piace davvero molto. Bene, allora tu l'hai seguita in maniera più dettagliata, più approfondita di tutti, hai realizzato il servizio che si trova anche sul nostro sito calcionapoli24.it e il servizio che sta per arrivare sulla primavera. Simone Scala. La prima di campionato è il primo giorno di scuola. L'importante è iniziarlo nei migliori dei modi. La primavera del Napoli è riuscita a conquistare i 3 punti contro un Milan ben organizzato e molto pericoloso. Un successo d'oro per la formazione di Baronio, che festeggia a fine partita. Segnale che il gruppo c'è ed è molto unito. Il gol decisivo lo segna Ciro Palmieri, che quando vede il Milan si esalta. Lo scorso anno segnò una punizione da 40 metri, proprio contro i rossoneri. Quest'oggi, oltre al gol che ha regalato la vittoria al Napoli, è stato autore di un'ottima prestazione. Baronio può fidarsi ciecamente di lui. Il tecnico azzurro stravolge tatticamente il Napoli e il campo gli dà ragione. Il primo cambiamento è il modulo 3-4-1-2. Affida la fase difensiva a Senise e si rivela una mossa azzeccata. Forma un trio d'attacco formidabile con Gaetano dietro alle spalle di Palmieri e Sgarbi. Un'altra nota positiva in quel di Frattamaggiore è la prestazione di Senise. Dopo il ritiro a Di Maro, con la prima squadra sotto gli ordini di Ancelotti, Baronio gli affida il ruolo da veterano, comandare la difesa. Sempre ben posizionato, attento e preciso, guida con ottima personalità la difesa azzurra. Unica nota negativa, ma non così negativa, è la prestazione in chiaroscuro di Gianluca Gaetano, ruolo inedito per il numero 10 azzurro, trequartista alle spalle delle due punte, Palmieri e Sgarbi. Smista palloni in maniera perfetta, come se regalasse cioccolatini buonissimi ai suoi compagni di squadra. Ma da un talento come lui ci si aspetta molto di più. Le qualità tecniche non si discutono, ma c'è da far più movimenti. Per Calcio Napoli 24, Simone Scala. Qui intanto grazie a Simone Scala. Grazie a te Melina e buonasera a tutti i telespettatori di Calcio Napoli 24. In realtà salutiamo soltanto per il arrivederci TG. Allora. Arrivederci a tra pochissimo, perché state con noi. Ritorniamo insieme con Alessandro Marrazzo per Talk Show, puntata del venerdì sera. A tra poco. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in